minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio accanto alla cella numero 1, un luogo importantissimo per il convento di San Giovanni Rotondo, un luogo che ha visto tutta la vita di Padre Pio insieme all'altra cella, la numero 5, che racconta un po' tutta la sua intimità, quella del frate minore cappuccino. E non possiamo non dimenticare che da questi luoghi, chissà quante volte, il pensiero di Padre Pio sia volato al cielo nel ricordo della madre o del papà o dei genitori, dei familiari, ma in modo particolare anche quando era in vita. Proprio per questo abbiamo i lavori scolastici. Si tratta degli appunti, dei quaderni del giovane ragazzo Francesco Forgione, ma allo stesso tempo anche di Fra Pio da Pietrelcina. Ad esempio lui racconta quanto stiamo andando a leggere di questo tema quando era studente cappuccino nel convento di Sant'Elia a Pianisi. Siamo nel 1904, pensate un po', 1904-1905. Lui scrive questo tema perché chiaramente il padre insegnante gli dava dei temi a dei ragazzi e quindi loro scrivevano. Allora c'è un tema che è rivolto proprio alla mamma, il bacio della mamma, e qui possiamo immaginare i ricordi di Fra Pio a mamma Peppa. E lui scrive: oh quanto sono dolci ed affettuosi i baci delle madri, essi sono come tanti dardi da ferire i cuori più duri dei figli ingrati. Chi è mai colui che, al ricordarsi delle tante cure materne e dei tanti baci che esse ci hanno impresso sul volto quando si era piccini, non può fare a meno di non pensare ad esse? Fra i tanti baci che l'affettuosa mia mamma mi ha impresso sul volto, uno più di tutti è quello che mi ha lasciato talmente impresso nel cuore che al solo pensarvi non posso trattenermi da rompere in questa esclamazione: oh madre mia, quanto mi hai amato! Ora però, essendone al caso brevemente, mi accingo così a descriverlo. Erano già trascorsi 40 giorni da che io mi trovavo fuori casa, passando le vacanze a casa di una mia zia, che trovasi in un paese che dista circa 40 chilometri dal mio. I genitori, nell'accordarmi l'ubbidienza ad andare al paese di mia zia, dissero che di lì a 40 giorni dovevo trovarmi a casa. Ma sfortuna volle che alla fine dei 40 giorni la zia e tutti di casa vollero assolutamente trattenermi con loro altri 3 giorni. Allora, trascorsi poi che furono questi 3 giorni, con mio sommo dispiacere dovei licenziarmi dalla zia, dai cugini e dalle cugine e montare così su una carrozza in compagnia dello zio per prendere la volta del mio paese. A casa la mamma, non vedendomi ritornare al tempo che giustamente se lo prometteva, ne era grandemente addolorata e piangeva a lacrime inconsolabili. In questi 3 ultimi giorni non fece altro se non che uscire di casa e dirigersi verso la strada per la quale io dovevo tornare, per vedere se mi vedesse comparire. Finalmente, nel giorno del mio ritorno, siccome mi trovavo affacciato allo sportello della carrozza, avendomi conosciuto da lontano, tutta frettolosa e con un viso festeggiante, corse da me, attrattomi fuori dalla carrozza, mi abbracciò, mi stampò 1000 baci sul volto, piangeva di consolazione. Oh, siccome mi lasciarono impressi al cuore questi dolci baci della mamma.